Stiamo monitorando un po' tutta la situazione, tutto il quadro di ArcelorMittal, tante negatività, tante malefatte, però una notizia positiva, Rizzo, dobbiamo darla, dobbiamo commentarla, il fatto che finalmente, dopo tanta sofferenza, dopo tante tribolazioni, viene riconosciuta l'integrazione salariale ai lavoratori ex Ilva in AS. Sì, se possiamo definire la notizia positiva, sì, è paradossale che noi dovremmo discutere sulle soluzioni da applicare per migliorare la qualità e la condizione di vita lavorativa di questi lavoratori, invece siamo costretti a rincorrere ogni volta quelli che sono diritti dal nostro punto di vista acquisiti, perché all'atto dell'accordo del 6 settembre 2018 fu chiaro a tutti, il governo si impegnò a integrare la cassa integrazione con quella piccola quota del 10%, ma ogni anno, come dico, questo è il secondo anno di fila, viene rimessa in discussione, se ne dimenticano, siamo costretti a fare casino, però ecco, la parte positiva di tutta questa storia sta nel fatto che c'è un gruppo di lavoratori che continua a combattere per difendere un diritto sacrosanto, che è quello di poter portare avanti la propria famiglia. E ci sono stati, lo dico in tutta onestà, anche una serie di soggetti politici che sono intervenuti e hanno agevolato la conclusione positiva della questione. Certo è che fa specie che in un paese che si definisce democratico la gente debba protestare per un diritto che è stato sancito in sede ministeriale. Cioè, questo è veramente assurdo. Comunque, il prossimo obiettivo per questi lavoratori è aprire la discussione sulla proposta che abbiamo fatto, partendo dagli LPU, e poi c'è tutta la questione che riguarda tutti i lavoratori, quindi il VARS, lo rappalto, in cui le nostre proposte, come tu ricorderai, si parla di incentivi all'esodo e di riconoscimento del lavoro usurante, che sarebbe un giusto riconoscimento a una platea di lavoratori che soffre le peggiori condizioni ad oggi possibili. Però con il BNS, come dire, l'unica notizia positiva in una giornata, come dire, pessima, funestata dalle brutte dichiarazioni di ArcelorMittal.